DB Radio, la web social radio di Direzione Brand. Direzione Brand, la tua social agency, realizzazione di siti web, creazione e gestione dei social network. Contattaci attraverso il sito e i nostri social di riferimento, chiamalo 0961 73 0892 o il 366 2120 092. Direzione Brand, la tua social agency di riferimento. Organizziamo eventi trasmessi live in diretta sulle piattaforme social. Contattaci via mail a info@direzionebrand.it. Direzione Brand, agenzia specializzata nella consulenza di marketing, web marketing e comunicazione per le aziende. Scegli Direzione Brand. Your social radio. E con questa base veramente molto calmante, molto tranquilla, iniziamo il DB Social di oggi con Samuele Cardamone. Iniziamo già male. Che devo fare? Poi mi viene in mente che ti partono le crisi se ti chiamiamo Sam, quindi Samuele Cardamone. E con Federica Falbo, ciao Fede. E Arco Parentela in regia. Vedi, Arco Parentela mi esce bello. Vabbè, Arco è standard, quindi è già lì. È l'ancora di questa radio. Il DB Social con questa coppia? Ti senti sì, no. Il tuo agio? No, sì, dai. A parte il fatto che non sai come mi chiamo. Cioè, a parte questo che... Ma come ieri che ho presentato Cosimo Simonetta, titubante, perché a un certo punto mi era venuto il dubbio che non si chiamasse Cosimo Simonetta. Sì, no, anche il presidente prima in DB Sport, il presidente commisso, ha avuto un po' di problemi col nome. Però dai, siamo qui, siamo allegri, pimpanti, siamo prontissimi. Dopo la sigla però. DB Radio, your social radio. Eccoci qua, siamo riatterrati. Sì, siamo riatterrati. Tra le altre cose, noi abbiamo la fortuna di poter riatterrare, per tornare a casa, in uno degli aeroporti più romantici d'Italia.
No, io non me ne sono mai accorto, eh. Non lo sapevi, eh? È Lamezia Terme l'aeroporto di cui stai parlando. Assolutamente ovviamente. Sì. Questo è secondo la classifica di kayak.it. L'aeroporto appunto di Lamezia Terme è il più romantico grazie alle soste brevi per i saluti nel parking, che garantisce uno stop fly and kiss di ben 30 minuti. Oh yeah. Puoi baciarti con la tua adorata per 30 minuti. Mentre magari in aeroporti più importanti d'Italia viaggiamo con 10 minuti. C'è un divieto, quindi i baci sono meno importanti, sì. Per la Calabria invece i baci sono fondamentali. That's love, come direbbero gli anglofoni. Sì, è sicuramente interessante. Io non ci avevo mai fatto caso, come dicevo prima, a questo romanticismo che ti porta alla Lamezia Terme. Forse, no? Sì, vabbè, magari è l'aeroporto di casa, quindi era più affetto che amore. Però parlando di aerei, diciamo, forse un sentimento un po' contrario, sì. Soprattutto a parte gli scherzi, per chi vede il proprio posto di lavoro a rischio, perché in questi giorni si sta sviluppando la crisi e la liquidazione di Air Italy, compagnia aerea che vola comunque sulla nostra penisola. Air Italy mette a rischio, come dicevo, 1500 dipendenti sostanzialmente perché è una compagnia in perdita. È una compagnia che era a metà divisa, diciamo, due quote maggioritarie. Una quota maggioritaria e un'altra comunque anche sostanziosa, che era la compagnia una compagnia catariota che voleva il rifinanziamento del progetto Air Italy, mentre la compagnia sarda tramite delle stime ha ritenuto non fosse comunque adatta, esatto. Ha detto una ricapitalizzazione della società. Air Italy, che era la seconda compagnia italiana dopo appunto Alitalia, stiamo parlando di perdite di circa 230 milioni. Sì, oltre, pari quasi al 70% del, esatto, fatturato, quindi sicuramente un rosso profondo rosso, direi, proprio per citare. Per fare una citazione, sì, un po' cinematografica. In tutto circa sono, come dicevi tu, 1200 i dipendenti che stanno. Sì, 1500 per la precisione. Esatto, di cui solo 550 in Sardegna. Perché ricordiamo, sì, era una di era quelle... diciamo che la base, esatto, forse principale dei Air Italy era comunque l'aeroporto sulla penisola sarda, sull'isola sarda, scusami. E infatti c'è anche un problema per quanto riguarda le strutture alberghiere che traevano vantaggio da questo collegamento, esatto, collegamento in Sardegna. Infatti si sta chiedendo tramite l'associazione degli albergatori sardi una copertura dei voli, soprattutto su Olbia, da parte di Alitalia. All'Italia, che comunque ricordiamo non è proprio stabilissima, no. Anche zoppica, esatto, seppur volando. E proprio sul fronte voli saranno assicurati quelli sino al 25 febbraio, ma con altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato in date successive saranno riprotetti o rimborsati integralmente. Sì, infatti è intervenuto anche il Codacons, perché come dicevi tu, sono almeno 35.000 viaggiatori che hanno un biglietto già in mano di Air Italy e meritano comunque di essere tutelati tramite dei rimborsi o comunque essere riassegnati su altre compagnie aeree che possono coprire il proprio viaggio, se per lavoro, per svago, esatto, comunque vanno tutelati. Comunque un biglietto, chi per una motivazione, chi per un'altra, vanno tutelati. Sì, diciamo che poi l'Italia porta sfiga forse per gli aerei. Lo possiamo, sì, vabbè, tra le tante cose. Forse però solo quello. Due indizi, come si dice, fanno una prova. Quindi all'Italia, Air Italy. Dobbiamo trovare altri modi di spostarsi. Sì, chissà che magari il fondo catariota non decida comunque di trovare comunque una soluzione alternativa. Comunque di reinvestire. Di sì, perché le leggi europee impediscono comunque al fondo catariota di diventare socio maggioritario. Quindi quella situazione dell'attuale società Air Italy è tutta in mano comunque alla parte italiana della società, che, come dicevamo prima, non ne vuole che sapere di rifinanziare. Ovviamente avranno fatto i loro calcoli, sicuramente. Sì, sì. Ed era sicuramente negativo per poi Direi, perdere il 70% del fatturato, diciamo, non deve essere. Non credo che convenga. Non deve essere proprio un tocca sana, diciamo. No, non si lavora per questo, penso. Sì, dai, comunque speriamo che, soprattutto per i lavoratori che sono a rischio, esatto, si possa risolvere in maniera
nella maniera migliore la, la situazione. Adesso non, non so nello specifico come. Non so che accordi sono stati presi anche per magari ricollocarli magari in altre... Sì, ci vorrebbe un'opera di solidarietà a tutte le compagnie, che si prendano un lavoratore ognuno di Air Italy e magari possono dare veramente una mano a quelle famiglie che staranno attraversando sicuramente delle ore terribili, certo. Delle ore terribili in preda comunque a un futuro non... Non certo, certo, assolutamente. Anzi, tutto tempestoso. Federica, che bella sensazione comunque dare queste notizie. Queste notizie, no, tra le altre cose dobbiamo dire che la puntata di oggi è ricca di notizie un po' così che ci lasciano... Vabbè, ma noi siamo... Però questo sorriso noi lo teniamo. Cioè, ma poi ambasciatore non porta pera. Noi diamo le notizie, poi se sono brutte sono... Cerchiamo di trovare quelle belle, ma se non ne abbiamo... Se non ne... Questo non succede è stato nel un mondo. Po' difficile. Vi abbiamo sparato la cartuccia bella dell'iPod. Più romantico all'inizio. Accontentatevi. Non cercate più. Adesso sono blocchi neri, black come block. Come li chiama Sam, black block, per questa puntata di oggi. Allora, facciamo una cosa, vi abbiamo preparato a questi black block, adesso noi ce ne andiamo in una andiamo a piangere. In un piccolo break e ritorniamo tra poco. DB Radio, your social radio. Radio. E siamo rientrati. Eccoci. Abbiamo raccolto qua tutte le nostre lacrime e adesso con gli occhi un po' più asciutti vi possiamo risalutare. Samuele Cardamone, Federica Falbo e Arco Parentele in regia. L'ha detto bene, Samuele, non Samuel, l'ho Sam. Me lo sono scritto. Mi sono fatta un bigliettino, un appunto e così non ho sbagliato. Sì, a proposito di scrivere, se i nostri ascoltatori comunque desiderano interagire con noi, lo possono fare nella nostra live chat dello streaming di Facebook oppure sul nostro canale YouTube, oppure ancora un modo più diretto per arrivare a noi è il numero di DB Radio, il 353 30 73 938, dove potete scriverci un po' le vostre sensazioni e magari se avete pure qualche buona notizia così per cioè, cercare di incrementare queste buone notizie nel DB Social di oggi. L'abbiamo, DB Social di oggi, in cui non possiamo non dare alcune news riguardanti il coronavirus.
Sì, noi di DB Radio all'interno di DB Social siamo, apriamo sempre questo spazio, sì, per parlare di, dell'argomento tra virgolette caldo delle ultime settimane, dell'ultimo forse mese se non due, ovvero il propagarsi di questo coronavirus. Abbiamo avuto, c'eri tu in conduzione insieme a Cosimo Simonetta quando c'è stato il virologo del Pugliese, il dottor Bulla. Non c'eri tu? C'era Cosimo, scusami. C'era Cosimo sicuro. Sì, la bellezza di Cosimo oscura, sì, tutto, oscura, quindi ormai. È così, lo sappiamo, la prima donna è lui, quindi... Io ho ancora nella testa l'immagine della trasmissione di ieri, quando tu e Cosimo... No, era Cristicchi. Avete ricevuto dall'alto dei cieli quella parrucca che ha coperto... Bellissimo, che ci ha aggredito come un gatto selvatico quella parrucca. Ringraziamo il nostro direttore, per queste aggressioni. No, sì. Ritornando comunque un po' seri. Vogliamo dare qualche numero comunque di aggiornamento? Assolutamente sì. Ad oggi il totale dei contagiati sale a 43.144, di cui i guariti sono 4.347. Però diciamo il dato un po' meno confortante è il numero dei deceduti, che ha superato la soglia psicologica dei 1.000. Difatti il direttore generale dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, esatto, ha usato queste parole: un virus può creare più sconvolgimenti politici, economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico. Il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno. Quindi sì, quindi fare cerchio, fare come dire, sì, fare squadra per tutti contro questo virus. Ricordiamo, il virus non, fondamentalmente non è mortale, è una sorta di forte polmonite, sì, che però diventa critica nel momento in cui il contagiato ha dei problemi a livello di difese immunitarie, sì, o comunque quando non viene ben curato. Ben gestito e ben curato. Ed è il problema più o meno di Wuhan, quello che ha portato alla costruzione dell'ospedale in 10 giorni, perché c'era un'emergenza sanitaria che ha reso questo virus, forse l'ha un po' ingigantito. Quindi diamo la tranquillità, almeno per quanto, sì, riguarda le nostre parti. Sì, ancora anche abbiamo notizie dei due anziani cinesi ricoverati allo Spallanzani, che comunque, nonostante la prognosi riservata di questi ultimi giorni, abbiamo avuto la notizia che comunque ci sono buone notizie. Dei miglioramenti, sicuramente. Ci sono dei miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda l'uomo, che sta iniziando a respirare anche senza il supporto delle macchine. Sì, sicuramente in questa vicenda, se vogliamo dare dei meriti, però è solo una vicenda tragica. Quando si parla di contagiati e di morti, l'Italia ha recitato un ruolo fondamentale, che è quello soprattutto dell'ospedale Spallanzani, certo, con le tre dottoresse che hanno isolato questo virus. Quindi è stato un passo decisivo magari nella ricerca del vaccino. Ci sono dei pareri contrastanti, sì, nel senso che alcuni specialisti dicono che il vaccino è molto lontano, mentre c'è chi ipotizza 2-3 mesi per i primi test. Sì, per i primi test appunto ci vorranno almeno 2-3 mesi, perché no, più che per i test, 18 mesi per i test, che verranno effettuati su un gruppo di americani comunque in buono stato di salute. Appunto, è stato la cosa particolare è che il vaccino non avrà il virus dentro, ma l'RNA, ovvero parte del DNA, sarà un vaccino sintetico, quindi magari anche per, sì, chi ha paura. Non gli mettono il virus dentro. Stiamo tranquilli. Lo fanno, diciamo, in regime di sicurezza, queste sperimentazioni, che comunque sono fondamentali per la cura definitiva di questo virus, che ricordiamo sta mietendo diverse vittime, più quasi come la SARS, o più comunque un virus simile, perché il coronavirus prende, sì, questo nome proprio dal virus visto al microscopio, che è esatto, una forma di corona esatto, che è della stessa famiglia della SARS di quasi 20 anni fa, se non sbaglio. Ed è proprio la somiglianza al virus della SARS che al tempo aveva diciamo allarmato il primo dottore che aveva cercato di lanciare l'allarme. Dottore, chiami un dottore, mi verrebbe da dire. Esatto. E che purtroppo invece non era stato preso in considerazione. Sì, magari è stata un po' sottovalutata, è stata pure forse comunicata al mondo un po' in ritardo. Sai, tante volte magari onde evitare il dilagarsi del panico, sì, magari non sapendo ancora esattamente con cosa si stava lottando,
purtroppo. Sì, magari preferito. Gamba, no? Sì, esatto. Magari di tenerlo un po' più al riparo da occhi indiscreti o comunque da menti. Che vulnerabili, paurose, esatto. Mi verrebbe da dire. Quando metti in paura. Certe circostanze comunque il tempismo è fondamentale. Il tempismo è tutto. E a proposito comunque sempre del coronavirus, c'è una vicenda che sta interessando sempre tutto il mondo nello specifico, ovvero la nave, sì, Princess, aiutami, Diamond Princess. Diamond Princess, oggi molto British la DB Radio. Sì, ma io sempre British, mi sento American. Molto British, poi mi risento e sembro tutt'altro. Tutto tranne che British. Comunque sì, sì. Diciamo la nave Diamond Princess è una nave a largo di Yokohama, esatto, nelle coste del Giappone. Sì, è fondamentalmente una quarantena sull'acqua. Esatto, infatti la chiamano la piccola One, proprio per questa, sì, circostanza. Stiamo vedendo, intanto scusami Federica, sì, se ti interrompo, una foto di una passeggera che mostra un orsetto proprio dalla balconata della nave. Le persone a bordo sono autorizzate a uscire pochissime, sì, ore pochissime durante il ore. Giorno sono ricordiamo recluse. Sono circa 3.700 le persone a bordo e diciamo parte l'appello accorato dei marinai: fateci scendere, presto ci infetteremo tutti, abbiamo paura, fateci sbarcare. Questa è la richiesta d'aiuto lanciata dai membri indiani dell'equipaggio della nave da crociera Diamond Princess. Questa richiesta non è priva di fondamento, anche perché i contagi stanno aumentando, sì, ovviamente, perché essendo a contatto tra di loro, piano piano il virus probabilmente contagerà, sì, tutti. Adesso non sono un esperto un esperto virologo, no, però la logica ci fa subito pensare a questo. E proprio dalla Diamond Princess fino a ieri anzi avevamo notizie grazie a un diario di bordo pubblicato su Facebook da una nostra connazionale, un'italiana appunto a bordo della nave da crociera, che si chiamava l'Allegra Viandante, di cui da ieri non abbiamo più notizie, non abbiamo più post pubblicati, e tutti i post pubblicati fino ad oggi sono stati cancellati. Ancora da chiarire comunque la dinamica. Da chiarire la dinamica sul perché e sul per come. Comunque erano importanti per capire come si stesse vivendo a bordo in questi giorni. Ricordiamo che la quarantena è prevista fino al 19 di febbraio, però appunto si chiedevano se aumentando il numero degli infetti sulla nave, questa quarantena magari non andasse a peggiorare la situazione, esatto, magari anche a posticipare la data di fine quarantena. Sì, sicuramente è una condizione critica per le persone a bordo. Adesso, come dicevi tu, l'Allegra Viandante tramite Facebook aveva dato un po' il polso della situazione, dell'aria, tra virgolette, che si respirava sulla nave. Ricordiamo, c'erano a bordo degli italiani che erano per lo più membri dell'equipaggio. Infatti questa, la cosiddetta Allegra Viandante, dovrebbe essere la moglie di uno un membro dell'equipaggio. Sì. Poi si diceva forse del comandante stesso, che è un italiano. Sì, da chiarire comunque questo aspetto qua. E soprattutto è da chiarire perché i post sono spariti. Perché magari capiscono scrivere, però potrebbe darsi un oscuramento da parte proprio di Facebook, sì, tramite le autorità, per non so, per evitare di creare allarmismo, comunque per tenere un po' più in sordina quella situazione. Una situazione un po' controversa. Comunque sappiamo, sempre tramite i post pubblicati dall'Allegra Viandante, che non si è persa in encomi per quanto riguarda tutto lo staff della nave, anche persino gli animatori che cercavano di gestire comunque questi tempi, che se non hai niente da, certo, fare diventano veramente lunghi. Anche con l'aspetto dei giochi, psicologico, esatto, diventa importantissimo. Se possono uscire dalle camere soltanto per mangiare, dei pasti comunque portati sigillati, razionati, ovviamente, esatto, per evitare fuoriuscite. Esatto, e un post diceva, e poi per altri break, che possono essere il caffè, il biscotto, però giustamente, sì, quelli diceva, poi mi trovo a fare gli squat sul divanetto sotto l'oblò, perché sì, no, per tenersi anche un po' impegnata e un po' in allenamento. Per quanto può contare comunque la nostra forza mentale, a mo' di Goku, con la sfera, l'energia, sì, sferica, va a loro, tenete duro, speriamo che
possono sbarcare più presto possibile, ricevere comunque cure più adatte, perché per quanto si possa curare degli infetti sempre in una struttura diversa da quella ospedaliera, diventa sempre più complicato, e quindi la situazione è un po' ingestibile. Comunque, a proposito di sbarchi, potrebbero sbarcare nelle prossime ore anziani e malati cronici proprio dalla Diamond Princess, quindi aspettiamo notizie in tempo reale. E noi vi terremo sempre comunque aggiornati su tutto quello che riguarda comunque le notizie dal mondo, ma soprattutto questo coronavirus che stiamo seguendo dal giorno 1, diciamo. Possiamo quasi dire con DB Social. Adesso che facciamo? Ci prendiamo un piccolo break? Ci prendiamo un piccolo break. DB Radio, your social radio. Radio. E bentornati amici del DB Social, Federica Falbo, Samuele Cardamone e Arco Parentele in regia. Allora, abbiamo parlato del coronavirus, abbiamo parlato dell'allegra viandante che ha tenuto fino a ieri una sorta di diario di bordo su Facebook per quello che concerne la Diamond Princess, e abbiamo un'altra storia tutta italiana. Eccolo qua, ecco, intanto questo, abbiamo proprio la pagina allegra viandante, adesso come abbiamo detto priva di posto. Priva, vuota, completamente vuota, la troverete in questo momento. Adesso abbiamo un'altra storia tutta italiana... un po' triste, diciamo così. non che quella di prima non che quella di fosse prima fosse il top questo dell'allegria. Esatto. Abbiamo un altro grido di aiuto che viene dalla Cina. L'Italia mi aiuti a riportare mio figlio a casa. A parlare così all'Ad Cronos è Roberto De Fazio, padre di Gabriele De Fazio, un ballerino 22enne italiano che al momento è praticamente segregato in Cina. Sì, questo ragazzo di 22 anni era in Cina per un tour, comunque per lui fa il ballerino, come hai detto bene tu, però è rimasto fondamentalmente bloccato lì, sia non ha potuto svolgere comunque il suo lavoro perché le date ovviamente, come ben capirete, sono state saltate. Tutte annullate per l'emergenza coronavirus, e in più lui è segregato e a dispetto degli italiani che sono stati fatti rientrare dal proprio con l'aiuto dello Stato italiano, lui è rimasto un po' abbandonato bloccato. Da tutti, da questo il grido d'aiuto del padre. Esatto, ricostruendo un attimino
pochino la storia. Gabriele si trovava in Italia quando è stato chiamato dal suo datore di lavoro in Cina. L'impresario in Cina. Adesso è rimasto bloccato a Kunming. Praticamente nessuno gli ha detto. Lui è partito verso fine gennaio Scusa un attimo. Ho detto si è spento il microfono. Pure Arco. No, era solo un attimo Arco di titubanza. Arco è rimasto un po' così. Quando comunque l'allarme era già stato lanciato, però nessuno gli ha impedito, pure gli ha detto guarda, forse non è il caso che tu vada proprio in Cina. Dopo un'ora atterrato in Cina, è stato più di un'ora in attesa che venissero svolti tutti i controlli. Lui diceva sono saliti con le tute bianche, le mascherine, finalmente ci hanno fatto scendere, ma non hanno ricevuto nessun tipo di assistenza. Al momento Gabriele è segregato nel suo appartamento in Cina e ha difficoltà anche ad andare a prelevare, perché per esempio le banche aprono a singhiozzo, nei supermercati non sono sì, ovviamente la vita quotidiana molto adesso esatto. È un po' particolare, esce fuori appunto dai canoni del normale svolgimento delle giornate lavorative, come nel caso delle banche o comunque con delle giornate in generale. Sicuramente è un caso molto molto fastidioso anche sì, questo sì. È un po' analogo a quello della nave, cioè là esatto. C'è la gente reclusa in mezzo al mare, adesso questo ragazzo purtroppo costretto a stare nel suo appartamento senza possibilità di fare qualsiasi di fare cosa nulla, in pratica. Esatto. Tra le altre cose, il suo impresario, diciamo, non lo sta neanche più pagando per il suo lavoro, quindi è una situazione abbastanza critica. Tra le altre cose, solo, come hai detto tu, lasciato solo, non è facile da gestire. Eh sì, sicuramente si può solo immaginare lo stato d'animo di questo ragazzo abbandonato da tutti. Esatto. Magari vede comunque l'aspetto economico dell'impresario, che magari passa pure in secondo piano, però proprio l'aspetto umano costretto sì, a stare... Sì, perché l'impresario a detta sua è sparito. Sì, è sparito. Non risponde neanche più al telefono da quando Gabriele è atterrato in Cina. Questo è da quanto ovviamente detto dal ragazzo. Sì, purtroppo qua magari c'è anche da segnalare una mancanza delle forze magari dello Stato, nel senso la Farnesina probabilmente lo farà sicuramente si muoverà per riportare Gabriele a casa, ma se lo farà comunque sarà in ritardo rispetto ai normali tempi di attesa per un cittadino italiano in crisi all'estero. Altri cittadini purtroppo in crisi all'estero, cittadini italiani, adesso raccontiamo un po' la storia di Patrick Zaki, come avete sentito in questi giorni lo studente dell'Università di Bologna che si trovava al Cairo ed è stato arrestato per delle accuse arrivato. Di terrorismo. Sì. Che non si capisce. Infondate all'apparenza, è una cosa da segnalare molto, molto brutta. E anche la richiesta di aiuto proprio di Zaki, che denuncia delle torture. Degli abusi, delle torture durate quasi 17 ore. Lui ha parlato finalmente dopo 4 giorni con il suo avvocato. Raccontava di questo interrogatorio in cui lui era ammanettato, bendato, ovviamente vessato anche fisicamente. Parlava di pugni allo stomaco, alla faccia, alla schiena, e lui vuole assolutamente una perizia di un medico legale per certificare, per constatare comunque appunto tutti questi abusi fisici da lui subiti. Purtroppo anche questo è un caso analogo, ci ricorda la storia di Giulio Regeni, assolutamente purtroppo sì. Scomparso anche lui quattro anni fa, una storia molto molto tragica. E adesso stiamo vedendo infatti una foto di Regeni, e anche lui vittima di qualcosa di simile. Bellissimo, ha perso... questo murale sì. Sta apparso a Roma, in cui Giulio abbraccia Zeki e gli dice stavolta andrà tutto bene. Speriamo di sì, speriamo di non dover tornare a raccontare di una morte come quella di Giulio Regeni. Speriamo che questa volta tutte le forze si volgano comunque alla salvaguardia comunque del cittadino italiano, ma a prescindere che sia italiano, che sia di un'altra nazionalità. Sicuramente quando nel 2020 una persona viene costretta a subire degli abusi del genere è sempre un qualcosa che fa specie sì, sì. Perché dovremmo evolverci invece di tornare o comunque di restare
nel Medioevo, quando queste pratiche magari erano più consuete. L'ordine del giorno, assolutamente d'accordo con il mio Sam Cardamone. Noi facciamo un altro break. Eh sì, dai, così torniamo con l'ultima parte di DB Social. Cerchiamo di essere più allegri, però questa volta abbiamo finito le brutte notizie, ve sì, l'assicuriamo. Sì, sì. DB Radio, your social radio. Radio. Eccoci qua, siamo tornati. Non ce ne siamo mai andati in realtà. Ma tu la cantavi questa canzoncina quando partivi con i tuoi magari? No. Arrivavi finalmente dopo 14 ore di viaggio in macchina. Che bello. Non per fare una battuta, ma quelli che hanno preso il biglietto con Air Italy non lo potranno cantare. Non lo potranno mai cantare. Non lo potranno cantare, purtroppo, per l'hai ragione, lo sai. Lo sai che ogni tanto che questa mi escono è la tua queste... indole, anzi ti trattieni molto bene, volevo farti i complimenti davanti a tutti. Allora, abbiamo promesso delle belle notizie e ve le diamo. Sì, no, delle notizie belle, comunque anche curiose dal mondo, come per esempio ieri dalle colonne del Business Insider Italia, Jeff Bezos, il patron di Amazon, ha venduto delle azioni per 3,5 miliardi di dollari per finanziare la sua corsa allo spazio. E quindi battere i rivali Elon Musk e Branson. Quindi... Jeff Bezos, oltre comunque al mondo vuole... a spedire cavetterie, cover, comunque tutti Proveremo. Gli elementi d'arredo di Amazon, andrà anche sullo spazio. I pacchi di Amazon arriveranno anche dallo spazio. Sole. Sì, assolutamente. Tu pensa comunque qualcuno sulla base spaziale che ha bisogno di un oggettino inutile che trovi su Amazon potrà dello averlo. Dello scaldatazza collegato USB e avrà l'opportunità appunto di riceverlo tranquillamente nella sua stazione spaziale. E a proposito di spazio, abbiamo una notizia fresca, nostrana, tutta calabrese, perché nella missione Solar Orbiter anche l'Unical parteciperà alla spedizione verso il Sole. La sonda dell'Agenzia Spaziale Europea raccoglierà nuovi dati per rispondere alle domande degli scienziati sulla nostra stella. Il 10 febbraio è stata lanciata da Cape Canaveral. Stiamo vedendo delle diapositive del sole del sole e dei razzi comunque. Diciamo che il 10 febbraio è stata lanciata da Cape Canaveral la missione Solar Orbiter, la più importante missione solare dell'Agenzia Spaziale Europea degli ultimi 20 anni, realizzata in collaborazione con molte agenzie spaziali, tra cui la NASA.
Sì, no, non so se la sai, mi richiamo qualcosa, la NASA, non... comunque oltre alla NASA comunque anche l'agenzia spaziale. La moglie del NASA. Non si può andare avanti così, dai, NASA, la moglie del NASA, va ben oltre, no, ma che, ma quali applausi, Arco, ma che fai? Gli applausi. Questo qua ci vorrebbe il mio marchio di fabbrica. Il eccolo qua. Non no, me l'avevo mai fatto. Oggi abbiamo una regia di eccezione che capisce sicuramente l'importanza di queste battute. No, tornando comunque all'Unica, una notizia che mi fa molto piacere. Io ancora sono studente dell'Unica. Ancora, quindi non so se ci hanno messo più tempo loro a progettare la sonda o io a laurearmi. Quindi questo è tutto da ancora scoprire. Ancora da bisogna analizzare. Un grande comunque applauso al Dipartimento di Fisica dell'Unica, al di Astrofisica. Comunque un ottimo lavoro, un'università calabrese che arriva a collaborare con le agenzie spaziali più importanti del mondo, come la NASA e anche l'Agenzia Spaziale Europea. Non è un qualcosa da poco, perché comunque va data la, come si suol dire, la lode al merito, perché sì. Arrivare ad avere questa importanza, questo impatto, magari questa sonda scoprirà delle cose che saranno fondamentali, non potete neanche immaginare, sì, che saranno fondamentali magari nel proseguo tranquillo della nostra esistenza. Infatti, cose che voi umani potreste immaginare. E queste. E certo, questo fondamentalmente è il concetto. E se qualcuno comunque volesse andare sul sole, può imbucarsi nella sonda spaziale. Sì, perché tra le altre cose, questa, diciamo, l'imbucarsi è la tendenza degli ultimi giorni. Sì. È il post Sanremo perfetto. È il post Sanremo, sì. Questo Sanremo che noi abbiamo seguito per tutta la settimana e anche un po' prima, che abbiamo sempre detto, è nato già... prematuro di critiche, ma le critiche continuano anche post Sanremo. Adesso la novità è appunto questi 634 imbucati al Festival di Sanremo. Sam, sì, no, sembra, mi viene in mente il film di Owen Wilson, Due singole a nozze, che erano quei due che si imbucavano ai matrimoni per rimorchiare qualche damigella disposta. E comunque sì, questo è una notizia che non è una semplice notizia, una festa normale, no, ma assolutamente essendo no. Comunque il festival sotto l'occhio di Mamma Rai, comunque facente capo allo Stato, c'è un'indagine appunto della Corte dei Conti, esatto. Quindi non è una cosa da poco, non è che sono io che mi imbuco di una festa qualsiasi. Esatto, no, assolutamente. Il collegio sindacale dell'azienda di Viale Mazzini ha deciso di aprire un'inchiesta sulla presenza sospetta appunto di 634 dirigenti Rai al Teatro Ariston. Non appare chiaro il numero spropositato e il sospetto che siano degli imbucati, ovvero accompagnatori o familiari che magari starci, non avevano alcun diritto, si è fatto strada tra i corridoi del Ministero del Tesoro. È uno di questi Alex Cavalieri, no, stiamo scherzando. Salutiamo Alex Cavalieri, che è stato il nostro inviato a Sanremo per DB Social e DB Radio, Alex Cavalieri della Repubblica, con i suoi, come dire, recap del giorno prima, della sera prima, ovviamente. Sì. È stato molto, molto simpatico e disponibile, lo riavremo sicuramente in alcune trasmissioni, ormai l'abbiamo un po' fatto. Abbiamo fatto fame. Si è imbucato. Si è imbucato in DB Radio anche la Repubblica. Sì. E a proposito di Sanremo, ti dicevo, continuano le critiche. Si continua a parlare di Sanremo, questa volta per Ricky, che mi permetterete questo mio commento del tutto personale, non ha fatto parlare molto di sé durante il festival. Diciamo, non è stato un partecipante di spicco, però. Subito dopo sì, in un articolo su All Music l'opinionista Davide Misiano, che ricordiamo è un professore di latino e un personaggio TV ad All Together Now, quindi magari qualcosa di musica l'ha sentita. C'ha un orecchio, diciamo. Sì, assolutamente. Ha votato i migliori e i peggiori testi del Festival di Sanremo. Ultimo
posto, diciamo, è finito, lo sappiamo entrambi, di Ricky. Dopo aver lanciato il suo articolo sui social, diciamo che ha avuto delle contestazioni abbastanza pesanti dal cantante. Diciamo che la sportività e il fair play non è stato tanto quello, anzi lo citiamo: sono bello intelligente, andate in crisi voi brutti e intellettuali. Tu sei pure checca e le checche per definizione sono frustrate. Queste le parole dolci del nostro Ricky. Non si fa Ricky, eh? No, sicuramente, a parte, come dire, la stizza di essere stato classificato ultimo, poi il scendere così in basso, in mala maniera, no? Proprio una banale rissa verbale da bar, esatto, proprio da bar sudicio, peggior bar di Caracas. La direzione delle scuole elementari. Sì, no, sicuramente una grandissima caduta di stile. Poi, diciamo, i giornalisti sono sempre soggetti comunque alle reazioni spropositate di quelle pseudo star che poi si sentono in diritto di non essere d'accordo e di esprimerlo in maniera in veramente qualsiasi impropria modo. Sì, quindi come fossero comunque dei vola basso, Ricky. Sì, più umile, sicuramente verrà ricompensato nella prossima edizione di Sanremo. Tanto migliorare non sarà difficile. Ora ti arriveranno anche a te gli insulti sui social, Ricky. Dai, stiamo scherzando. Stiamo scherzando, dai. Abbiamo concluso comunque questa parte di DB Social con il sorriso. Perché magari vabbè, ci accusano. L'avevamo anche iniziato, però. Sì, e quindi agli estremi noi sorridiamo. Poi dentro ci occupiamo. E poi stiamo morendo dentro. Però no, noi continuiamo a sorridere. E sempre con studi. La speranza che domani ci saranno 20 milioni di notizie positive, esatto. E una sola negativa. Noi daremo quella negativa. Voi impegnatevi affinché il mondo diventi un posto migliore. Esatto. Affinché noi possiamo darvi delle buone notizie. Noi ci rivediamo domani con il DB Social. Anzi, con Jack si mangia c'è domani, sai? Sì. Già mi è venuto un pochino di famina. E diciamo che è pure una certa Anita ora. Alessia, di cosa ci parleranno? Chissà domani. Cosa bolle in pentola, dai. C'è il lo so, c'ho sempre le parole giuste. Sì. Un ringraziamento ad Arco Parentele in regia. Un ringraziamento a Samuele Cardamone. Un grande grazie a Federica Falbo. Questa è la DB Social. Buona giornata. Ciao! DB Radio. Your Social Radio.